È partita la gara dei 1500 metri uomini. Due atleti qui spiccano tra i partecipanti. Si tratta del brasiliano José Luis Barbosa e del sudanese Omar Khalifa. Si incarica di guidare il gruppo lo statunitense Johnson Lewis. Johnson Lewis, che si è incaricato di fare l'andatura davanti al insieme a Barbosa e a Khalifa. Vogliamo segnalare la presenza di Luca Vandi, di Davide Tirelli, di Walter Merlo, degli irlandesi Fitzpatrick e Conway. Dietro Johnson Lewis il marocchino Lacal, poi Khalifa e Luca Vandi, che è in quarta posizione. Dicevamo, Omar Khalifa è stato quinto a Roma dietro Bile, Gonzales, Spivi e Cesire, e ottavo a Los Angeles sui 1500 metri. Lo ricordiamo anche Teodoforo nella corsa Sport Aid del 1986, una manifestazione tendente a sottolineare il problema della fame in Africa. E Khalifa arrivò come Teodoforo alle Nazioni Unite dopo essere passato per 12 città europee in 8 giorni. Khalifa ha un primato personale di 3:33 e 28 dell'86, 18° nella graduatoria assoluta. Con lui José Luis Barbosa, studente universitario dell'Oregon, nato in Brasile, 28 anni, semifinalista a Los Angeles. Ora è in sesta posizione Barbosa con la maglia bianca. Primato personale sui 1500, 3:46 e 75, è uno specialista Barbosa però degli 800, dove è stato terzo a Roma dietro Concella Elliott. Barbosa sugli 800 ha un primato di 1:43 e 76, ottenuto proprio in occasione della finale di Roma. Sempre Johnson Lewis al comando, 1:56 e 9 il passaggio agli 800, 58 e 05 quello ai 400 metri. Con il numero 1 lo vedete all'interno, Omar Khalifa, mentre si fa da parte Johnson Lewis, sempre con il marocchino Mohamed Lacal in testa all'esterno. Gennaro Di Napoli, un altro atleta da segnalare, in effetti campione europeo junior nell'87 a Birmingham, primato personale 3:47 quest'anno a San Donato Milanese, un atleta di 20 anni abbiamo detto, nato a Napoli, vive a Milano, una delle promesse del mezzofondo italiano. Sempre il marocchino Lacal quando è suonata la campana dell'ultimo giro al comando, ora però viene passato da Khalifa, con lui viene fuori anche un altro marocchino, Moncef. C'è Barbosa al terzo posto, Di Napoli ora è al quarto, sempre Khalifa al comando, poi Moncef all'esterno, Barbosa, Di Napoli è al quarto posto, ma ecco che fa valere il suo spunto nel finale, attacca Khalifa e Di Napoli si lancia verso il traguardo, passa Khalifa e Barbosa negli ultimi 80 metri e vince questa gara davanti a Khalifa e a Barbosa, battendo due atleti quotatissimi. Primo Di Napoli, secondo Khalifa, terzo Barbosa, quarto Moncef. Questo l'ordine d'arrivo dei 1500 metri uomini. Purtroppo non c'è il cronometraggio, non vi possiamo dare il tempo di Napoli. Rivediamo una gara molto accorta da parte di questo atleta, ricordiamo campione europeo junior lo scorso anno a Birmingham insieme a De Benedictis nella marcia, 3:47 quest'anno abbiamo detto, 3:37 e 5 il tempo di Napoli, un tempo di assoluto valore, con 3:37 e 5 è primo nella graduatoria stagionale, fa meglio di Alessandro Lambruschini che aveva corso in 3:38 e 3 a Viareggio il 13 luglio. Diamo intanto il quadro di quanto è avvenuto nelle altre specialità, in particolare nel lancio del peso con Alessandro Andrei. Sì, abbiamo visto Alessandro Andrei in formazione che il regista Balani ci aveva fatto appunto vedere, mentre rivediamo la brillante vittoria di Napoli. Ma parliamo un attimino di Andrei, giustamente ha vinto la gara con 20:45, una misura non eccezionale, quest'anno ha fatto meglio, ricordiamo 20:49 al Grand Prix di Verona.
Andrei aveva aperto con due nulli, poi 20-32, 20-35, 20-38, 20-45, che denota ancora la sua condizione un pochettino precaria. Ricordiamo che l'anno scorso era il 12 agosto, per cui l'anniversario fra due giorni, e Viareggio ottenne il mondiale con 22-91. Aspettiamo dunque Andrei a prossimi risultati. Confermiamo il 13-66 di Niemeyer sui 110, davanti a Braccini 14-54, mentre Ottozzo è stato sesto con 14-74, ricordiamo appena 18enne. Lungo femminile da dimenticare in parte, 5-99 per la Santoni, mancavano le protagoniste. È stato confermato l'11-48 della Williams nei 100 metri, modestissimo risultato dei 100 maschili con Alberto Giulia prima in 10-94. Nel salto in lungo al momento è al comando il keniano Moses Kiwai con 7,54 davanti al cipriota Arasus con 7,42. Nell'asta siamo attualmente a 5,30 con tutti i migliori ancora in gara. Ed eccolo qui Gennaro Di Napoli, 3,38,10 il risultato ufficiale di questa gara dei 1500 metri, una gara che ti ha visto vincitore. Abbiamo ricordato il tuo successo ai campionati europei di Birmingham, campionati europei juniores dello scorso anno. Un tempo 3:38:10 che credo sia di grande soddisfazione per te. Sì, di grande soddisfazione, in quanto sono stato fermo per circa 20 giorni, riposo attivo, che mi ha costretto di stare lontano da queste manifestazioni. E ho utilizzato quel grosseto per poter ripetermi, in quanto 12 giorni fa ho fatto un 800 curno e ho fatto 1:48, una buona prestazione dopo 20 giorni che uno è fermo. Comunque non sono ancora in piena forma. E poi per quanto riguarda questa gara sono stato costretto agli ultimi 300 metri a rallentare, in quanto sulla mia destra avevo Barbosa e non lo so, mi sono sentito un vigliacco a spingerlo per poter passare, ho rallentato e all'esterno l'ho passato, poi 150 metri ho sparato la mia solita volata. Senti, raccontaci un po' la tua storia, come sei arrivato all'atletica. So che hai cominciato con il tennis. Sì, vabbè, già prima correvo. Diciamo che sono atterrato nel mondo dell'atletica per colpa del tennis, in quanto ero un discreto giocatore. Ero in una società molto importante. Rivediamo tanto le immagini con la conclusione della tua gara. Questi sono gli ultimi 150 metri. Come ho già ripetuto, ho dovuto rallentare gli ultimi 300 metri e ho sparato gli ultimi 150 metri. Comunque potevo fare molto molto meglio. Basta, questi sono gli ultimi 150 metri, vedete, sto molto bene, anche di gambe. Una cosa che noto è anche il piede, in quanto il piede destro lo sparavo molto all'esterno. Adesso è corretto, merito del mio fisioterapista Ervando. Quindi non rimpiangi il tennis? No, anzi lo ringrazio se sono arrivato a questo. Però potevo diventare anche un grande del tennis. Però se fortuna vuole e fortuna nello stesso tempo che sono riuscito nell'atletica, ma comunque non per fare il modesto, qualsiasi sport dove dovrei intraprendere ci riuscirei con risultati discreti. Bene, mi pare che ci sia la grinta e le ambizioni giuste per far bene. A presto e anche a te in bocca al lupo. Grazie.